Ciao a tutti, ho letto un libro abbastanza breve, un classico della letteratura per ragazzi, è il libro della giungla di Joseph Rudyard Kipling ed è edito dalla Garzanti in questa versione che ha una copertina molto bella secondo me. Ho fatto un'analisi abbastanza dettagliata di questo romanzo. Partiamo dal presupposto che non è il libro da cui è stato tratto il film e i tanti film d'animazione e non ispirati a questo romanzo. Non c'entra praticamente nulla. Questo romanzo è una raccolta di 7 racconti, di cui solo i primi 3 parlano del bambino Mowgli, mentre altri racconti ispirati da questo personaggio sono raccolti nel secondo libro della giungla. In generale, tra questo libro e il suo seguito non ci sono dei grossissimi riferimenti a quello che noi conosciamo dalle pellicole cinematografiche. Sono state tratte liberamente dal libro, ma hanno preso un'altra strada. La raccolta, appunto, come dicevo, è di 7 racconti che vanno tutti a parare in un'unica morale, intervallati da dei canti, che sono delle poesie filastrocche, tutte ispirate dal racconto che riguardano. Analizziamo un racconto per volta. Il primo racconto si chiama I fratelli di Mowgli ed è quello che conosciamo meglio, anche senza aver letto il libro, perché è praticamente la storia di come Mowgli viene a contatto con la comunità animale della giungla, tutta la storia di come i suoi genitori siano stati uccisi o messi in fuga, insomma, a seconda delle versioni, dalla tigre Shere Khan, di come lui sia riuscito a sfuggire, a farsi accogliere dalla comunità dei lupi e quindi a crescere insieme a loro come un vero e proprio cucciolo di lupo. Qua abbiamo gli animali che lasciano trapelare una pietà nei confronti di un cucciolo, che sia di qualunque specie animale, perché il cucciolo è indifeso e quindi gli animali hanno il dovere di proteggerlo, anche se non è il loro cucciolo in pratica. Il secondo racconto si chiama La caccia di Ka. Ka è il serpente, il serpentone che stritola le sue prede. Appunto viene dipinto nelle trasposizioni cinematografiche come un personaggio cattivo, che in realtà non è, è semplicemente un serpente che caccia secondo la legge della giungla per difendersi o comunque per mangiare. In questo episodio si va a vedere il rapimento da parte delle scimmie di Mowgli. Praticamente le scimmie non hanno re, quindi la figura del re Luigi che balla non esiste. Ka diventa un alleato di Baloo e Bagheera nel salvataggio di Mowgli, facendo poi una strage di scimmie. In questo racconto si evince il fatto che i bambini sanno perfettamente quando devono farsi aiutare e quando no. Adesso vi prendo la tigre di Monprachen. Lei è Bonnie ed è la mia Shere Khan personale in questo momento. Il terzo racconto, La tigre alla tigre, Mowgli va finalmente nel villaggio degli uomini e all'inizio viene giustamente accolto come il bambino che è fuggito dalla tigre, è stato mandato apposta dal destino, insomma. All'inizio lo accolgono, gli porta il rispetto, poi lui comincia appunto a raccontare le sue storie sulla giungla che lui ha vissuto in prima persona, prendendo in giro tutti i racconti e le credenze del villaggio. Riesce finalmente con un inganno molto astuto a uccidere Shere Khan e a portarla al villaggio per poi scuoiarla e utilizzare la pelle come, diciamo, trofeo della sua vittoria e della sua vendetta da riportare nella tana dei lupi dove è cresciuto. Lui dapprima è contento, gli uomini sono contenti perché ha ucciso la tigre, ma poi quando lui reclama la sua preda, come è giusto che un animale faccia, loro cominciano ad accusarlo di stregoneria perché parla con gli animali, perché ha vissuto nella giungla e tutto. Allora lo cacciano letteralmente dal villaggio. Si vede come i bambini abbiano un potere che suscita a volte incomprensione. Mowgli in modo estremo fa trapelare questa morale. Il quarto racconto mi ha stupito perché sinceramente quando ho preso questo libro credevo che fosse veramente la storia che conoscevo dai film e dal cartone. In realtà dal quarto racconto in poi si tratta di racconti che non c'entrano assolutamente nulla con i primi 3. Il quarto racconto si chiama La foca bianca ed è un episodio che mi ha fatto venire i brividi perché vediamo dal punto di vista di una foca la caccia alle foche. Questo cucciolo di foca bianca, che è una rarità, vede ammazzare e scuoiare tutti i suoi compagni del branco, tanto che poi decide di punto in bianco di partire e cercare un posto migliore dove far vivere tutto il suo branco. Alla fine lo trova secondo varie profezie di cui viene a conoscenza in questo suo viaggio e dopo una lotta per far capire che lui era il più forte
riesce finalmente a convincere il suo branco a trasferirsi in un posto dove l'uomo non può raggiungerle. Questo racconto, la cosa che è trasparsa di più è il fatto che l'uomo inganna e uccide, talvolta anche solamente per diletto. Nel quinto racconto, che si chiama Rikki-Tikki-Tavi, una mangusta che si chiama come il titolo, che viene salvata da una famiglia, in particolare da un bambino che si chiama Teddy, e dai suoi genitori viene allevata come mangusta domestica in un certo senso. Ora sappiamo che la particolarità delle manguste, oltre a essere molto curiose, è il fatto di lottare con i serpenti e di ucciderli. Lui compie gesta eroiche secondo la famiglia umana, ma in realtà lo fa solamente per sopravvivenza e uccide una coppia di cobra e tutti i loro cuccioli, ma semplicemente per il fatto che questi cobra stavano attaccando lui o la sua famiglia, con cui comunque aveva un grosso debito di vita. E qua la morale è che l'uomo capisce solo ciò che vede e conosce, e l'animale è devoto a lui, ma fino a un certo punto. Il sesto e penultimo racconto si chiama Tumai degli elefanti, ed è un bambino che sfida la sua età, e quindi la sua giovane età, e tutti gli adulti che lo credono troppo piccolo per delle grandi imprese, compiendo appunto delle grandi imprese, addestrando un amico elefante a fare delle cose assurde semplicemente per amicizia. Viene poi riconosciuto per queste sue imprese, e qua la morale viene da sé, nel senso che i bambini sono spesso sottovalutati. Il settimo ed ultimo racconto si chiama Al servizio di sua maestà, ed è quello che racchiude un po' il significato principale che Kipling probabilmente voleva dare a questo libro. È un racconto di chiusura nella quale ci sono gli animali utilizzati nelle battaglie in India, che si ritrovano una notte venendo ascoltati da un soldato, e gli animali continuano a parlare delle loro gesta eroiche e quant'altro, finché alla fine della discussione non si chiedono: ma se noi prendiamo ordini dall'uomo, prima di tutto perché lo facciamo? E secondo, l'uomo da chi prende gli ordini? Gli animali giungono alla conclusione, ovviamente, che loro prendono ordini dall'uomo per evitare una punizione. Considerazioni finali di questo romanzo. Mi è piaciuto molto, è ovviamente scritto bene, tanto che ha guadagnato il nome di classico per bambini. È filosofico e pedagogico, perché parla dei bambini come degli esseri esattamente a metà tra gli animali e l'uomo, ed è ben per questo che i bambini capiscono molto di più le esigenze degli animali rispetto agli adulti. Credo di aver finito finalmente. Questo video sarà stato abbastanza lungo, ma ne è valsa la pena, perché è un libro che purtroppo io mi sono lasciata indietro durante la mia infanzia, soprattutto per il linguaggio un po' antico, perché appunto è un libro del 1800. Consiglio di leggerlo ai bambini, ma solo se sono bambini abbastanza annoiati dalle cose dei bambini, perché ci sono dei passaggi che non sono da bambini. Ai bambini lasciamo ciò che è dei bambini, ma non sottovalutiamoli. Questa è la mia morale, la mia riflessione nei riguardi di questo libro. Vi saluto, ci vediamo alla prossima recensione o comunque al prossimo video. Ciao!